Adesso vediamo che cosa c'è davvero di grande in quella rivoluzione, se è un grande bene o un grande male. No, la rivoluzione francese è una serie complessa di avvenimenti che hanno come filo conduttore poche idee che sono sostanzialmente la politica ha a che fare con la ragione umana, cioè non ha a che fare con il divino, ma ha a che fare con l'umano e con quello che c'è di razionale nell'uomo. La politica ha come obiettivo la trasparenza, cioè non si può vivere in un universo politico dove ci siano misteri, dove ci siano ombre, dove ci siano autorità imposte. Si vive in un universo che abbiamo costruito noi che è trasparente come un cristallo. E poi l'altro concetto fondamentale, questo risultato che vogliamo ottenere è un punto zero dal quale si sviluppa un progresso. La critica vera alla Rivoluzione francese, mi pare, la si può impostare dall'interno dei suoi principi, dall'interno delle sue idee, dall'interno delle sue categorie, a cominciare dall'analisi di alcuni rovesciamenti che sono sotto gli occhi di tutti, che poi vedremo un attimo meglio, ma insomma, quella libertà è una libertà che incatena, è una libertà che ghigliottina. Quella uguaglianza è un'uguaglianza che produce nelle diverse fasi della rivoluzione, che sono molte e complicate, nelle diverse fasi produce sempre una grandissima differenziazione politica fra elite al governo e massa dei cittadini che è governata. Quella fraternità, beh, quella fraternità. La vediamo all'opera nel fatto che dal 1792 al 1815 la Francia rivoluzionaria e napoleonica è continuamente impegnata in guerre sostanzialmente ininterrotte, guerre esterne e tremende guerre civili in cui primeggia la guerra contro la Vandea, di cui magari riprenderemo qualche aspetto. Dunque, quei principi da qualche parte devono avere un problema se hanno generato tante contraddizioni. Non solo, ma quella rivoluzione, le rivoluzioni francesi, non sono mai state, non è mai stata la rivoluzione accettata integralmente da un intero popolo. Ha spaccato la Francia. La divisa, se c'è un paese in cui c'è una forte destra, una fortissima destra, una tradizione intellettuale di altissimo livello di destra, una tenace persistenza della destra, è la Francia, in reazione praticamente bisecolare, in reazione bisecolare alla rivoluzione. Non solo, dunque, è piena di contraddizioni, ma è divisiva, irrimediabilmente divisiva, e ha, come dire, aperto un ciclo di instabilità politica in Europa, in Occidente, in Europa, un ciclo di instabilità politica che sostanzialmente giunge fino alla metà del Novecento. E adesso vedremo come e perché. E il problema è proprio qui, cioè perché la rivoluzione produce una instabilità politica, mentre al tempo stesso, accanto alla instabilità, produce un potente rafforzamento degli esecutivi e dello Stato. Vediamo. Come sapete, abbiamo il 14 luglio dell'89, la presa della Bastiglia e una prima Costituzione nel 1791, che nel settembre, che sostanzialmente pone in essere una monarchia costituzionale e che genera un Parlamento, un'assemblea legislativa.
Ma già il 10 agosto, no, data fatale, il 10 agosto 1792, il popolo di Parigi, una città in grave subbuglio perché gli eserciti francesi stanno conoscendo parecchie sconfitte ai confini della Francia, contro le potenze reazionarie dell'Europa, nel 10 agosto del 92 c'è l'assalto alle Tuileries e la cattura del re. Nel settembre del 92 la Comune rivoluzionaria di Parigi, cioè che c'è una mobilitazione, la rivoluzione ha questo significato, che tutti si muovono, è un movimento incessante. La Comune rivoluzionaria di Parigi produce una nuova assemblea costituente, la Convenzione. Mentre nella stessa data, 20 settembre 1792, l'esercito francese, no? L'esercito scalzo cittadino, ferma in una battaglia non importantissima sotto il profilo militare, ma importantissima sotto il profilo simbolico, a Valmy, sconfigge l'armata prussiana di Brunswick. E in quella sera sul campo di battaglia l'allora giovane Goethe pronunciò la famosa frase: in questo luogo da oggi comincia la nuova storia. E il giorno dopo, il 21 settembre, viene proclamata la Repubblica. Il re è ancora vivo ma prigioniero, viene proclamata la Repubblica e entra in vigore il calendario rivoluzionario, il calendario che comincia con l'anno 1 e che ha, invece che le settimane, ha le decadi e che ha quei nomi curiosi dei mesi che voi conoscete. Nel gennaio del 93 c'è la decapitazione del re. In quello stesso mese comincia la rivolta della Vandea, che si aggrava man mano che la rivoluzione produce i suoi effetti principali, uno dei quali è la leva. Prima un decreto di leva per raccogliere 300.000 soldati, questo nel marzo, e poi nel corso dell'anno la leva in massa. La leva in massa è tipico provvedimento rivoluzionario. Il popolo viene trasformato da popolo di cittadini in popolo di guerrieri, che è una novità assoluta che ovviamente incontra resistenze. Questo nell'agosto. Siamo nel 93. Il 17 settembre la legge dei sospetti, cioè la legge meno garantista di questo mondo, si è condannati sulla base del semplice sospetto di essere non sufficientemente entusiasti della rivoluzione. Nel marzo e aprile, il 16 ottobre del 93 viene decapitata la regina, l'ex regina, Maria Antonietta. Nel marzo-aprile del 94 siamo pieno giacobinismo, anzi alleanza fra Giacobini e i Sanculotti, forse addirittura comandano i Sanculotti, cioè comanda la piazza. Nel marzo-aprile abbiamo l'uccisione via giudiziaria degli arrabbiati e degli indulgenti, cioè di due partiti rivoluzionari. E il 10 giugno del 94 ha inizio il cosiddetto Grande Terrore, che è un fenomeno sostanzialmente spaventoso, che produce il 28 luglio una reazione, cioè il Termidoro, con la decapitazione dei responsabili del Grande Terrore, cioè Saint-Just, Robespierre e altri. La Convenzione aveva fatto una Costituzione, che non era mai entrata in vigore perché durante il periodo di guerra la Francia deve avere un governo rivoluzionario, non può avere un governo regolare, normale. O, come fu detto, oggi difendiamo la Francia, saremo giusti domani. Voi vedete che qui c'è proprio il rovesciamento pieno del principio di razionalità, cioè
se abbiamo una rivoluzione che vuole mettere al mondo una politica tutta razionale, tutta, cioè politicamente formata e fondata sulla legge, e immediatamente chi comanda non è la legge, ma il caso d'eccezione. E questo è come dire, i principi si scontrano subito con le circostanze e vincono le circostanze. Nell'agosto del 95 i responsabili del Termidoro pongono in essere la terza Costituzione, la Costituzione dell'anno terzo, quella del direttorio. Nel settembre del 97 vi sono nuove elezioni e il colpo di Stato di Fruttidoro. Il 9 novembre del 1799, il 18 brumaio, il rovesciamento del direttorio, nasce il triumvirato, uno dei tre triumviri è Napoleone Bonaparte. E qui comincia l'avventura napoleonica e una nuova Costituzione, la quarta. Dunque siamo passati in 11 anni da una legittimità assoluta di diritto divino a una legittimità parlamentare, monarchia costituzionale, a una legittimità fondata sulla nazione, a una fondata sul popolo, a un'altra fondata su una oligarchia, perché Termidoro quello è, e infine a una legittimità sostanzialmente tirannica.